Vangelo di Luca è ricco di scene e anche di scenografie. E in effetti è un po' il Vangelo più ricco da questo punto di vista, cioè più che dà più soddisfazione, diciamo, dal punto di vista quasi teatrale, in quanto ci permette la descrizione che Luca fa dei momenti, diciamo, di questa vita pubblica di Gesù, ci porta tanti dettagli, tanti particolari, e quindi facilmente si riesce a sentirsi dentro queste scene. E certo, il tempo della passione è sicuramente il tempo più amaro, più buio, direi perfino più tenebroso, in quanto proprio quello che vedremo questa sera, cioè l'inizio dell'ultimo atto della vita di Gesù. Parlo del capitolo 22 del Vangelo di Luca, e ci condurrà dentro una notte lunghissima, sicuramente la notte più lunga nella storia di Gesù. Una notte però che non è solo in senso così, cioè la notte che viene dopo il giorno, come quella che stiamo vivendo adesso, mi permetterei di dire una notte senza luna, cioè una notte davvero di tenebra, e una notte anche, dell'umanità. Questa è la notte in cui Gesù avrà bisogno di calore umano, ma non lo troverà. Quindi è la notte della solidarietà, nel senso l'assenza della solidarietà, l'assenza della compagnia, l'assenza della lealtà, quando viene a mancare la lealtà, quando l'amico si trasforma in un nemico. È una notte durissima, speriamo di sopravvivere, ma veramente il giorno che arriva alla fine del capitolo 22 però si presenta come un giorno poi di processi, lo vedremo domani. E come comincia dunque la passione di Gesù? Come si va verso questa notte che sarà, che occuperà, diciamo, la maggior parte della nostra attenzione questa sera? Comincia con un dato temporale. Siamo in un momento in cui si avvicina una festa importante, la festa degli azimi. Quindi capitolo 22 versetto 1 dice: si avvicinava la festa degli azimi. Ora Luca così, insomma, accavalla la festa degli azimi alla Pasqua. Infatti lui dice, è l'unico che dice questo, la festa degli azimi chiamata Pasqua. Noi sappiamo che invece si tratta di due feste diverse, però non è questo, diciamo, la serie in cui noi ci metteremo a spiegare la differenza tra gli azimi e la Pasqua. Diciamo soltanto che comunque la festa degli azimi veniva dopo la Pasqua, quindi prima c'era la Pasqua e poi gli azimi. Tuttavia, insomma, come dire, stiamo alle notizie che Luca ci dà, sta di fatto che è una festa comunque importantissima, fondamentale nella fede degli ebrei e quindi, diciamo, nella liturgia dell'anno degli ebrei. E che accade però? Cioè, Luca ci ha abituato ai chiaroscuri fin dalla prima pagina, per chi abbia letto, no, il Vangelo, e ci ha abituato anche a, come si può dire, alle contaminazioni. All'inizio del Vangelo c'è la scena di un interno, diciamo l'interno del Tempio, quindi del luogo sacro dove Dio abitava, e dentro però il Tempio si trovava un sacerdote che non aveva la fede. Questa è una contaminazione, no? La chiamiamo contaminazione, cioè una cosa strana, una stranezza, cioè com'è possibile che dentro al Tempio ci sia un sacerdote senza fede? E così qui c'è una Pasqua in cui purtroppo, al versetto terzo, il protagonista sarà non
no? Sì, la memoria di Israele, la Pasqua ricorda il passaggio del mare, quindi diciamo così l'atto di nascita del popolo di Israele, quindi diciamo la festa proprio della libertà, la grande festa che ricorda l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla schiavitù, ma purtroppo invece il protagonista è Satana. Coup de théâtre proprio all'inizio, versetto terzo. Allora Satana entrò in Giuda, quindi il tempo potrebbe essere, no, proprio davvero una sorta di dissacrazione di questo tempo. Il tempo di Satana è il tempo della grande festa. E quindi questo ci fa capire quello che comunque Luca ci ha già spiegato prima, nel corso del suo racconto, che non ci sono luoghi sacri né tempi sacri che possano davvero, come dire, rendere impermeabili dall'azione del male, dall'azione di Satana, purtroppo. E Satana è una vecchia conoscenza per noi che conosciamo Luca. Perché? Perché noi sappiamo che al capitolo 4, versetto 13, Satana, dopo aver tentato il Signore Gesù nel deserto per quei 40 giorni, alla fine se ne andò perché Gesù, insomma, non cedeva, era duro, era inattaccabile. E si dice appunto al versetto 13 che Satana se ne andò per ritornare al tempo fissato. Oggi è il tempo fissato. L'incipit del capitolo 22.